Salve, io volevo un dettaglio tecnico. Quella che abbiamo visto è girata a Malta. Sono girati tutti lì? Perché Malta è un set insolito per la televisione. Come mai l'avete scelto? E tra l'altro non ci ho perso. L'abbiamo scelto a parte proprio perché non c'è tempo, siamo andati lì ad ambientare questi gialli. Ne abbiamo fatti, diciamo, 4 ambientati direttamente a Malta, 2 sono ambientati in Italia, però è stata... io sono andato lì, ho fatto dei sopralluoghi con i registi, ci siamo innamorati del luogo e abbiamo pensato di girare a Malta, anche perché io nella mia vita ho girato in Costa Rica, in Perù, per la Rai, per Mediaset, e mi sembra che ogni tanto variare è una cosa positiva. Ecco che è stata la città di Malta. Sì, poi è sempre stato un set di film grandiosi, tipo Fuga di Mezzanotte, ricordo, Gladiatore, insomma, ci hanno girato parecchi film. Insomma, c'è un cinema a Malta che ci ha dato anche una base. Adesso il trono si sparge da Malta. Bellissimo il promo, complimenti. E mi è venuta questa idea, perché non fare sempre, e comunque sono qua, e comunque perché non fare sempre in inglese e abituare il pubblico piano piano o a leggersi i sottotitoli super bassi o altrimenti a capire l'inglese, perché era molto molto più bello che non italiano. L'idea, il nostro video non è ancora pronto, almeno parlando rispetto di TV giornalisti, noi abbiamo molti canali di quelli nuovi digitali nati con digitale terrestre dedicati anche al cinema, dove questi esperimenti probabilmente si possono anche fare. Su Canale 5 credo sia ancora molto prematuro, proprio perché dobbiamo rendere il pubblico più largo possibile e quindi sicuramente mettendo in inglese le possibilità di fare grande ascolto. La rivista e sareste copiati, non è vero? Ah, in futuro, chi lo sa? Grazie. Sono qua. Oh, Peschieri invece, come mai c'è ancora questo pudore? Comunque diciamo sempre il problema del prime time, cioè la paura di presentare un prodotto più innovativo, insomma sorprende, cioè queste famiglie italiane che ormai immagino sono pure un po' abituate a cose un pochino un po' più, cioè no, un po' di coraggio. È vero, ma diciamo, il coraggio lo stiamo dimostrando con questo prodotto, ma devo dire anche il 13° Apostolo, che è andato in onda fino a 2 settimane fa, era un altro esempio della nostra voglia di innovare la fiction, no? Di fare cose più moderne, più innovative, per un pubblico che è sempre più esigente, quindi come vedi c'è questa voglia. Poi bisogna tenere conto appunto che noi siamo, Canale 5 è una TV generalista, in quanto tale deve prendere veramente un pubblico familiare quello più possibile, no? Pur avendo dei target privilegiati. Qui dobbiamo concludere, no? Stare molto attenti a calibrare le dosi per arrivare a ottenere un prodotto equilibrato da questo punto di vista, innovativo allo stesso tempo per tutti. No, invece... sono due esempi, quello che ci sia posto, fate questo, posso fare degli altri. Il Ministro del Lago che ha fatto Monteverde 3 anni fa, I Cerchi nell'Acqua abbiamo mandato in onda con Alessio Boni, si è incontrata anche questo recentemente, tutti come dire, progetti che vanno in direzione dell'innovazione, innovazione dei contenuti e dei linguaggi. Poi con te siamo più fortunati ancora. Invece per i due registi volevo chiedere quant'è che vi siete stufati di sentire questo termine tarantiniano? No, perché io dico sinceramente, non so, negli Stati Uniti. E dicevo, conoscevo la sorella della figlia di Fulci, ho conosciuto Lamberto Bave e tutti, ma loro maestri eccetera, cioè la parola che viene usata nei vostri termini è maestro, il pastore anche Ruggero Dottato eccetera, quindi cioè, io non credo che noi, non è che Tarantino deve insegnarvi niente, insomma diciamo ha imparato molto, ecco, quindi un'opinione da parte vostra. Cioè Tarantino per me è un amico, lo conosco, l'ho visto sia qua che a Los Angeles e io devo dire che è un personaggio che ha fatto riscoprire, perché ci ha nominato, ma non solo lui, tanti registi americani hanno parlato dei registi della generazione di mio padre, di Margheriti padre, che da noi erano un po' dimenticati, Scorsese, Giodante, tutti. E quindi non, ossia,
calcola che io l'ultima volta che ho visto Tarantino mi ha detto il film tuo che mi è piaciuto di più è Blast Fighter, che è un film che neanche mi ricordo, e me l'ha raccontato, allora lui se lo ricordava e me l'ha raccontato, io non lo ricordavo, quindi capito, questo fa piacere, questo è proprio incontestabile, capito? Poi diciamo che quando Tarantino nei suoi film mette qualcosa che poi non mette mai niente, non è sempre qualcosa di ripensato che fatto da lui è addirittura sublime, questo, quindi non assolutamente. Poi ci sono anche i plagi, ma non parliamo di Tarantino, ci sono stati fatti a mio padre, a suo padre penso pure, li hanno fatti tanti in America. Beh, io volevo dire, Quentin Tarantino pubblicamente ammette di aver imparato molto dai film di Antonio Macchirini, di Mario Bava, i nostri film italiani, anche Castellani, così come Gio Dante è uno dei più grandi estimatori di Mario Bava in America. Ad esempio c'è un documentario su Mario Bava molto bello, introdotto e presentato da Gio Dante, che dice pubblicamente di essersi molto ispirato e di aver imparato moltissimo dal nostro cinema degli anni 70, per cui assolutamente non può darci fastidio, anzi ci onora, e devo dire hanno contribuito soprattutto Tarantino a riportare sulle prime pagine i nostri padri, i nostri registi di genere, che erano stati un po' anche dimenticati forse, e aver riscoperto un modo di fare cinema che era molto esportabile, molto all'avanguardia per quegli anni. Che poi non si è più fatto, non sappiamo perché, tanti anni. Sta girando il Django adesso. Sì, sì, vero. Domande? Voglio ringraziare anche Francesca Gagliani e Cristina Vitalis della mia struttura.